bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come l'Inter continua a mettere in scena un cammino costituito di eccessivi alti e bassi. La compagine nerazzurra, soprattutto in campionato, ha raccolto fin troppe delusioni. Inzaghi è ancora alla ricerca della miglior versione di Marcelo Brozovic, rientrato ormai da qualche tempo dagli infortuni. Il croato intanto potrebbe scuotere il mercato. Da pilastro inamovibile ed insostituibile, ad eventuale uomo mercato per la prossima estate. Il destino di Marcelo Brozovic è tutto da esplorare con gli estimatori che dall'estero di certo non mancano. In Spagna soprattutto sembrano aver messo il mirino sul regista di casa Inter. Calciomercato Inter, Brozovic potrebbe uscire, a estimatori in Spagna e non solo. Sia con Conte che nel corso della prima annata con Simone Inzaghi in panchina, Marcelo Brozovic è stato un autentico pilastro insostituibile nello schema tattico dell'Inter. Un centrocampista di qualità in grado di fare filtro davanti alla difesa e di catalizzare su di sé sempre la prima giocata della squadra, alzando ed abbassando i ritmi a seconda delle necessità. Quest'anno però le cose sono ben diverse. Un paio di infortuni rilevanti hanno infatti costretto il croato lungamente ai box, privando Inzaghi del proprio metronomo e costringendolo a trovare soluzioni alternative con Çalhanoğlu protagonista. Da ormai qualche tempo Brozovic è tornato pienamente a disposizione dell'allenatore nerazzurro, che lo ha però impiegato gradualmente per fargli ritrovare confidenza e forma migliore. Il numero 77 croato non si è ancora mostrato nel pieno del proprio valore e qualche dubbio sul suo futuro ancora a Milano inizia ad aleggiare in virtù anche dei possibili interessamenti che arrivano soprattutto dall'estero. Tra Inghilterra, ed in particolare Spagna, Brozovic colleziona ampi consensi e non mancano club intrigati. Tutto indica che Marcelo Brozovic sarà uno dei grandi protagonisti della prossima estate. Il centrocampista dell'Inter è tra i più quotati in uscita per il club meneghino, che ha sempre bisogno di monetizzare a favore di bilancio. La sua situazione è seguita da vicino dal Barcellona, che ha bisogno proprio nel ruolo di mediano centrale davanti alla difesa, e che già a gennaio fu associato al croato in un eventuale scambio con Kessié. Secondo quanto evidenziato da Sport, alla corsa si è unito anche l'Atletico Madrid. Simeone vuole rinforzare il centrocampo per la prossima stagione e al tecnico argentino piace molto il giocatore dell'Inter. Servirà un'offerta convincente anche per battere l'eventuale concorrenza di PSG, Chelsea e Barça. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video. We'll get on and go. I've never seen an older man nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just